Ale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente quest'oggi sono qui per i tanto amati Svuota la Spesa, per un nuovo video relativo a una spesa che questa volta ho fatto da Ipercoop. È una tipologia di supermercato, di ipermercato dove io vado spesso, ma di solito solo a prendere quelle due o tre cose che mi possono mancare. Ieri nel tardo pomeriggio, dopo essere uscita da lavoro, sono appunto andata a prendere alcune cose delle quali avevo bisogno e subito, appena sono entrata dentro l'Iper, ho visto che c'erano questi manifesti con scritto tutto a 1 euro, 2 euro, 3 euro, e quindi immaginatevi, ho fatto un carrellino di roba. Non sono tantissimi pezzi, però comunque davvero interessanti, prodotti di marca 1 euro e 2 euro, solo una cosa l'ho pagata 3, e quindi ovviamente non posso non farveli vedere. Come al solito, prima di iniziare a farvi vedere tutta la mia spesa, ho qua anche il relativo scontrino. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche, così venite avvisati ogni volta che esce un mio nuovo video, e che mi potete seguire anche su Instagram e mi trovate come giuli.graf. Oggi si vede, c'è una bellissima giornata di sole, c'è direi una luce anche decente. Io ho finito di girarvi questo video, lo pubblicherò subito perché come al solito poi vado a lavorare. Bene, allora, la prima cosa della quale vi voglio parlare sono i burger vegetariani, perché li ho trovati di nuovo in offerta, appunto. Questa volta costavano 2 euro l'uno e ne ho fatto una bella scorta perché sono quelli a marchio Kyoene. Allora, ve li ho fatti vedere poche volte perché non li trovo dovunque, nel senso, di solito li trovo alla Conad o appunto all'Ipercoop, posti dove, vi ripeto, vado abbastanza spesso, ma magari non così tante volte quanto a un Eurospin piuttosto che a una Lidl. Quando ho visto che erano in offerta, c'era proprio il banco frigo con tutte le tipologie di burger scontati, ne ho approfittato. Allora, il primo che vi faccio vedere è quello che vi ho già mostrato anche più volte in altri Svuota la Spesa, e sono i mini burger vegetali agli spinaci. Allora, questi li ho pagati tutti 2 euro a confezione, quindi ho preso questa tipologia qua. Io li faccio di solito o nella padellina proprio piccola, ne mangio due per volta perché questi sono 4 medaglioni e sono buonissimi. Questa marca l'ho scoperta da non tantissimo tempo, penso l'anno scorso all'incirca, e la adoro. Ogni prodotto veramente che assaggio di loro mi piace sempre più di quello precedente, e quindi assolutamente ve la posso straconsigliare. Questi sono semplicissimi burger di spinaci, come se ne trovano tanti in giro, ma buonissima anche la panatura e tutto. Dicevo che si fanno ovviamente in padella oppure al forno. Poi ho ricomprato sempre vegetali, quindi non sbagliamoci, non vegetariani ma vegetali, quindi vanno benissimo anche per i vegani. Ho preso anche il mini burger con zucca e carote. Stavo controllando di non aver detto una sciocchezza, ma direi che ovviamente, avendo la scritta vegetale, sono per vegani. Con zucca e carote, lo sapete già, ve l'ho già detto più volte, io adoro la zucca, mi piace tantissimo il risotto e le cose così, la zucca fatta al forno, quindi quando vedo, leggo zucca, in ogni caso lo acquisto. Il connubio zucca e carote è buonissimo e quindi ho preso anche questi. Questa volta sono sempre, cioè anche questa volta sono sempre i 4 medaglioni. Quando ho tanta tanta fame, magari poco contorno, li mangio tutti e 4, se no se ho il mio bel contorno di verdure oppure faccio una mega insalata, ne metto soltanto 2 e via. Poi ne ho preso uno che ho già assaggiato sicuramente perché è con i broccoli, però poi contiene questo kale. Allora, questo è il prodotto in questione, vi ripeto, li ho pagati tutti 2 euro l'uno, con broccoli kale, che andando a vedere è il cavolo riccio. Credo, non ne sono sicura al 100%, di averli comunque già mangiati, perché della Kyoene sicuramente sì, ho provato praticamente tutto, anche i wuster vegetali, gli affettati vegetali, quindi credo di aver già anche assaporato questo, però non me lo ricordo. E quindi questa qua è una ricetta senza soia, visto che è una cosa che di solito è all'interno dei burger, questi qui nemmeno ce l'hanno, mentre invece quelli ai broccoli sì, agli spinaci sì. Lo dico per un di più perché tante persone non digeriscono tanto bene la soia, o comunque non gli piace il gusto, a me piace tantissimo, quindi va bene. Questo invece di nuovo è senza soia, quindi ho un po' di scorta dei burgerini, comodissimi per me perché, ripeto, si scaldano in 3 minuti e sono pronti. Poi passiamo alla pasta, che ho pagato 1 euro a confezione, ne ho presi 2 pacchi da mezzo chilo, ho preso le penne rigate e i fusilli. Allora, questa qui l'ho già l'ho mangiata recentemente, l'avevo già comprata. 1 euro a confezione non è pochissimo, effettivamente, se vi immaginate che comunque quando trovo anche la Voiello o paste comunque di marca le pago magari 50-60 centesimi, però è veramente buonissima. Questa qui contiene un grano proprio ancora, diciamo, fatto come tradizione antica, quindi sono dei
dei grani poco raffinati, insomma, poi all'interno, dietro la confezione ovviamente c'è tutta la spiegazione, però l'altra sera l'ho fatta ed effettivamente è una pasta buonissima, non scuoce, quindi comoda anche da utilizzare per le paste fredde, 100% italiana. Ho preso una confezione di penne rigate, appunto, e una di fusilli. Non avevo tantissima pasta di grano bianca così, perché ne avevo soprattutto di integrale, quella la faccio meno anche se mi piace tanto. Poi ho comprato, passiamo ai sughi, alle passate, a 1 euro l'una ho preso sia la passata dell'Agromonte siciliana con ciliegino, questa non l'ho mai presa, ma avevo preso l'altra con i pomodorini piccadilli ed era squisita. Tra l'altro è una bottiglia un po' meno grande rispetto a quelle che prendo di solito, che a volte è troppo poca per farne due, magari mi rimane quel terzo di passata che non riesco sempre a sfruttare, quindi questa è la bottiglia sicuramente che è perfetta per me, per noi due, e densa, corposa, 1 euro la bottiglia. Ce n'erano diverse versioni, sempre tutte a 1 euro. Così come a 1 euro ho pagato anche il sugo all'arrabbiata della Biffi. Anche questo era presente sia quello all'arrabbiata che quello basilico e pomodoro, però l'ho voluto prendere perché ovviamente ha un pochino di peperoncino, rimane più piccante. Anche questo vegetariano, sono andata a leggere tutti gli ingredienti perché non poteva esserci qualcosa di non vegetariano all'interno, però nel dubbio vado sempre a controllare, non si sa mai. Biffi, una garanzia, il pesto della Biffi è buonissimo e quindi sono sicura che sarà molto buono anche questo, così ho anche i condimenti per le paste. Poi ho comprato, questi ve li faccio vedere dopo, rimaniamo a tema pasta e così, il riso della Scotti, che ho pagato in offerta 2 euro. Allora, ho preso questo qui, che è l'oro, insalate 10. Allora, l'ho voluto prendere ovviamente per farci il riso freddo, tra l'altro voi là dietro non lo vedete perché l'ho tolto, però qua di fronte a me ho il pentolone con il riso a raffreddare, perché così per stasera ho già il riso freddo, poi Mattia lo condisce tutto, però almeno sono piatti veloci, a noi piace tantissimo, ci aggiungiamo un po' di maionese, poi ci aggiungo la feta e i pomodorini, il riso lo faccio in bianco. Se ho il condiriso, che tra l'altro ho comprato, la vi faccio vedere, bene, ma comunque il riso freddo è uno di quei piatti che noi d'estate facciamo tantissimo. Non ho mai però provato questa versione qua oro del riso Scotti. Sicuramente sarà buono, l'ho pagato 2 euro, è un chilo di riso, cuoce in 10 minuti, quindi va benissimo. Di solito utilizzo il basmati. Questo è un riso super fino, c'è scritto che non scuoce, quindi va benissimo per i piatti freddi e niente, vi farò sapere anche questo. Tanto ho finito quello lì, che tra l'altro era quello basmati di Eurospin, l'ho finito proprio oggi portandomi avanti con la cena per stasera, e quindi vedremo questo qua come sarà già nei prossimi giorni. Poi a 2 euro ho comprato invece una confezione di gran pavesi, i tocchetti di mais cotti al forno. Allora, questa è una confezione da 8 pacchettini, sono diciamo dei grissini, ma poi sono più panetti, quindi rimangono comunque più spessi rispetto ai grissini. Li ho comprati prevalentemente per portarmeli in negozio, lo sapete che non ho quasi mai tempo di pranzare, se faccio la mattina, cenare sì, anche se ceniamo tardi, però quello riesco a farlo, oppure se faccio un orario centrale, magari un 12-18, 12-19, non riesco a pranzare, ovviamente non mangio alle 11:30 della mattina, e quindi mi trovo molto bene a portarmi dietro queste confezioni qua. Non li ho mai assaggiati, proprio perché sono senza olio di palma, 142 kcal per porzione, io non le guardo mai quelle cose lì, però sicuramente se sono di mais sono un po' più leggeri rispetto magari a mangiare il pacchetto di crackers o qualcosa di dolce, visto che tutte le volte riesco a mangiare qualcosa di dolce. Continuiamo, vi dicevo, con il condiriso della Polly. Allora, questa è l'unica cosa che ho pagato 3 euro ed è la confezione con i due barattoli di condiriso. Allora, ho preso questo qua che è il riso più, provalo anche su insalata di farro, rozzo e pasta, tra l'altro lo faccio spesso anche il farro, ed è quello più leggero, quindi non è in olio ed è con 16 verdure senza olio. C'era sia questo che quello con i Wuster, che invece credo fosse sott'olio, ma a me non mi interessa perché se hanno l'olio ne metto di meno io di quello di oliva, questi li scolo un po' ma non del tutto e vado ad aggiungere poi il condiriso. Se invece non ce l'hanno va benissimo uguale, li scolo e vado ad aggiungere il mio olio di oliva, non do colpe all'olio d'oliva, se sono sott'olio li mangiamo lo stesso. Però non ho preso quelli con i Wuster perché di solito io ovviamente non li mangio, Mattia li aggiunge in un secondo momento, ma più che aggiungere i Wuster il più delle volte o lo mangia vegetariano come me oppure ci aggiunge il tonno, poi ci mettiamo le uova sode, la mozzarella, quindi figuriamoci, viene un mega risottone freddo.
Però in ogni caso ho preso questo, ma sapete che allo stesso prezzo trovate anche quello con i booster. 3 euro, 1,50 euro barattolo, sono comunque bei barattoloni, quindi di solito mi dura per la sera e anche per il pranzo del giorno dopo, e quello è comodo ad esempio da portarmi al lavoro. Poi ho comprato, e queste ve le voglio fare una parentesi perché io adoro i prodotti della misura, le fette biscottate, che erano tutte scontate. Peccato che non ci fossero anche i croissant. Infatti appena ho visto le fette ho pensato potessero essere scontati anche tutta la linea, tutti i loro prodotti della misura, invece così non era. Però ho preso, e l'ho pagato 1 euro l'una, ve l'ho già detto, forse sì, le fette biscottate, queste nella confezione verde, che sono la linea Natura Ricca, la versione Natura Ricca, segale e avena. Meno 30% di sale rispetto alle fette biscottate normali della misura. Allora, lo sapete che io ho una passione per tutti i cereali, per tutti i semini, per tutte le cose comunque di appunto a base di cereali, che siano nel dolce, nel salato, mi piacciono tantissimo. Della misura io vi posso garantire che ad esempio i crackers sono fenomenali. Non ho mai preso le fette biscottate, sono molto curiosa di assaggiarli e soprattutto di assaggiarle. Soprattutto adoro queste versioni con delle cose strane all'interno, diciamo. La farina di segale si ritrova facilmente nei biscotti, comunque nel pane anche multicereali, però le fette biscottate sono davvero incuriosita. 1 euro ho pagato queste. E già che c'erano anche quelle zero zuccheri, comunque con meno zucchero, ma fette bianche normalissime. Invece ho preso anche quelle multicereali. Stesso discorso di prima, queste sono ricche di fibre, cereali antichi con grano saraceno, farro e quinoa. Quindi so già che mi piaceranno entrambe. La cosa bella è che anche le loro confezioni sono a ridotto impatto ambientale, quindi sono proprio di carta interamente. Questa è una cosa che mi fa super piacere. Vi dirò come mi troverò per entrambe. Io le fette biscottate le mangio ovviamente con la marmellata, ma di solito solo un paio di volte alla settimana. Lo sapete che per me senza dolci non c'è gusto, cioè dolci dolci inteso la cioccolata. Quindi una cosa che non vi faccio vedere, ho trovato le gocciole extra dark e c'era tutta la linea delle gocciole scontate, le ho pagate 1,59 euro. Non ve le ho fatte vedere perché sono già lì dentro, già aperte, perché stamattina ci ho fatto colazione e poi non c'entravano, erano in promozione ma non c'entravano con la spesa di 1, 2, 3 euro. Poi, rimanendo appunto a tema colazione, sono stata contentissima di trovare tutte le marmellate della Zueg a 1 euro. Ho preso questa qua, i fruttetti di Oswald Zueg, frutta raccolta a mano, alla fragola. Quindi ho preso questa confezione, viene 300, il peso è 320 grammi, Zueg è una garanzia per quanto riguarda la frutta e sicuramente la confettura. A me quella di fragole piace più di tutte, insomma tra fragole e frutti di bosco. Non mi piacciono quelle all'albicocca, non mi piacciono marmellate particolari. Dovrei fare una torta, sarebbe bellissimo fare una torta, devo trovare il tempo e la voglia, sono sincera, però che buone le crostate quando le fa la mia mamma, le faceva mia zia, quindi quando vedo queste belle confetture piene mi viene voglia più di farci un dolce che di farci solo colazione. 1 euro e trovate appunto tantissimi gusti. Poi ho comprato i bondi della Motta, anche questi sono quelli 30% in meno di grassi, di zuccheri, no, di grassi rispetto alla media delle merendine più vendute, 22 ore di lievitazione, anche questi li ho pagati 1 euro ed è l'ultimo prodotto che vi faccio vedere di questa spesa. C'erano solo così, quindi se ci fossero stati magari già con all'interno la marmellata, la confettura, comunque già ripieni, li avrei presi volentieri, li avrei presi ancora più volentieri se fossero stati ricoperti di cioccolato, ma così non era, quindi ho preso proprio la merendina classica, dove poi posso andare ad aggiungere io la marmellata se faccio colazione a casa, e se invece non è tempo mi acchiappo una di queste, magari a metà pomeriggio comunque me le mangio, visto che poi ceno sempre intorno alle 22. Bene ragazzi, allora questa è stata la mia spesa, ho speso 24 euro, ma considerate che avevo preso le gocciole 1,59 euro, e poi vi ho detto un'altra cosa, e ho comprato anche la feta, quella della Fiorfiore Coop, 2,51 euro, perché non era in offerta, ma è buonissima quella lì, la adoro, e anche quella l'abbiamo mangiata quest'oggi a pranzo, quindi lo scontrino giusto relativamente vi interessa, perché il resto dei prezzi ve li ho già detti. Come al solito, anche se è stato rapido, però almeno ci siamo viste, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possiate trovare i consigli e i suggerimenti sulle offerte interessanti, così che anche voi possiate andare a comprare da Ipercoop. Io vi mando un bacio. Ci vediamo prestissimo perché ho una spesa di Tigotà molto molto interessante da farvi vedere nei prossimi giorni, e in più torno poi con i miei video haul, try on haul, visto che ho fatto altri acquisti per quanto riguarda lo shopping, quindi ci vedremo sicuramente a breve. Vi mando un altro bacio e a prestissimo. Ciao!